Sfercolasi è una mostra che mette insieme la materia e i disegni e comunque una esposizione che si inserisce nel percorso di Ram. Assolutamente sì. I fratelli De Lucchio, Torino e Michele, due personalità importanti, l'uno nel campo scientifico, l'altro in campo del design e dell'architettura, e questa mostra... <ride> Paradossalmente, questo dialogo a distanza tra due gemelli, tra due artisti gemelli, è interessantissima perché, perché in effetti si muove dentro le coordinate concettuali di RAM, ricerche artistiche metropolitane, quindi un linguaggio, un tentativo di, di confrontare la città con i vari linguaggi del contemporaneo, appunto il design, la pittura, la scultura, la videoarte e quant'altro. Questa piccola ma intensissima mostra, che tra l'altro è in dialogo costante col Museo d'Arte. Decorativa di Bordeaux che dove eh, vede un dispiegamento più compiuto, una narrazione di, più distesa dell'opera dei due artisti. Beh, qui nelle piccole gallerie eh, di Palazzo Moroni eh, trova compiuto dispiegamento un allestimento molto bello, eh, questa piccola ma importante mostra. Mi piace dire una cosa: è importante il fatto, e lo che lo fa in particolare eh, Michele, che eh, si sia a attenzione al design e alla cultura artigiana. Come dire, il nostro paese è fatto di cultura unica e ripetibile. Eh, questa non soluzione di continuità tra il lavoro manuale dell'artigiano, qui abbiamo vetro di Murano, abbiamo marmo di Carrara, abbiamo vetri particolari lavorati a Vicenza, sta a denotare come vi sia appunto un dialogo costante tra la cultura della manualità che in realtà Poggia sulla lunga durata, no? perché l'artigiano è artista, e la, e, la, e la serialità. Direi che questa mostra racconta questo passaggio di testimone tra artigianato e industria, che non è un passaggio, ma un dialogo costante. Allora, ci facciamo raccontare la mostra direttamente dagli autori: c'è chi produce gli oggetti. Sì, certo. Eh, beh, gli oggetti sono quello che usiamo per circondarci, per, per vivere, per... ma sono anche uh, quello che uh, ci rappresenta meglio. C ci circondiamo degli oggetti con i quali siamo, ci sentiamo in sintonia e che, nei quali vediamo rispecchiata la nostra personalità. Quindi gli, gli oggetti sono, sono importantissimi, uh, gli diamo sempre troppo poco valore. Eh, no, non per l'attaccamento alla roba, ma quanto proprio per il significato che hanno l'oggetto e il piacere che gli oggetti se ne eh, Io faccio questo mestiere qui. Invece fa un eh, mestiere completamente diverso Michele, che invece ha o Torino, che ha ritratto gli oggetti in maniera eh, direi molto luminosa. Sì, mi è, mi è piaciuto molto il fatto di dare questo questo titolo, cioè il ritratto delle cose, cioè eh, trattare le cose come addirittura una, una persona, nel senso che eh, alle cose si dà quella dignità che eh, riceve quella volta che eh, è parte di una vita, è parte di un percorso di una persona e quindi in qualche modo la, la si sente propria. Eh, la, la mia, il rapporto, diciamo, eh, tra artigianato e industria, per quanto mi riguarda invece il rapporto tra una cosa fatta a mano come sono i quadri che porto e, e la fotografia. Il, non sono foto le, i quadri che appunto sono esposti qui, ma sono assolutamente un'opera che eh, richiede molta, molta pazienza e molto eh, tempo da fare.